Seduta monotematica questa mattina in Consiglio regionale sulla situazione dei comprensori sciistici Molisani, Campitello, Matese e Capracotta che versano in uno stato di complessiva difficoltà, ma vediamo. Proposta in Consiglio regionale questa mattina una mozione sulle complessive criticità in cui versano le stazioni sciistiche molisane, quella di Campitello Matese e quella di Capracotta, oltre che dei territori limitrofi di competenza di altri comuni, che, uniche in Italia, non sono riuscite a garantire l'apertura dell'attuale stagione invernale, con il risultato di provocare ingenti danni socio-economici. Abbiamo presentato un documento in quarta commissione, abbiamo evidenziato tutta una serie di criticità che la regione ha posto in essere nell'ultimo ventennio in Campitello, quindi chiediamo un cambio di passo. Questo cambio di passo consiste in un modello organizzativo totalmente differente, quindi oggi la regione è soggetto attuatore, soggetto gestore e soggetto finanziatore. Chiediamo che invece la regione conservi la titolarità di finanziare gli investimenti sul posto, mentre il comune deve essere il soggetto proprietario, quindi degli asset che oggi stanno in capo alla regione, e il soggetto programmatore del territorio, mentre la gestione deve ricadere in capo al privato, perché il pubblico non può fare attività di impresa, perché è stato fallimentare in tutte le iniziative che ha posto in essere. Quello che io sto chiedendo oggi non è altro che un allineamento a tutte le altre regioni d'Italia. Ho portato come esempio quello che è successo nella regione Piemonte. Ho allegato tutti gli elementi tecnici e quindi delibere che hanno già posto in essere. Quindi non è un qualcosa che oggi noi ci stiamo inventando. I problemi che hanno portato ad una condizione di emergenza sono dovuti all'ennesimo malfunzionamento degli impianti di innevamento artificiale e alle alte temperature registrate in questo periodo, condizioni che perciò necessitano di tutto l'impegno delle istituzioni, impegni che devono partire dagli sblocchi delle somme stanziate per il rilancio delle attività nelle località montane. I fondi ci sono anche, quindi è il momento di dare delle risposte concrete e dobbiamo puntare molto sul turismo e io dico anche sull'ambiente, perché io ho fatto un intervento nei giorni scorsi anche per quanto riguarda la viabilità. In particolare che si parla delle quattro corsie autostrada, io penserei anche a un treno veloce che da congiungere il Tirreno con l'Adriatico e forse sarebbe la soluzione migliore. Anche perché penso che deturpare ancora di più il territorio, come il nostro territorio che già è gravato da tante situazioni di dissesto idrogeologico, diciamo che ecco, è un'altra idea di portare turismo ma anche rispetto dell'ambiente.